Ciao ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video dedicato all'autunno. Ho pensato di realizzare delle decorazioni utilizzando queste tazze in terracotta che ho pensato fossero assolutamente adatte per questa stagione e per il progetto che voglio realizzare oggi. Nel video di oggi voglio utilizzare questi pennarelli metallici. Questi pennarelli metallici li trovate sul sito di Craspire, ve lo lascio giù nell'info box e se volete ho anche il codice sconto che è Selena5, anche per questo ve lo lascio scritto giù nell'info box insieme a tutte le informazioni e anche al link che vi porta direttamente sulla pagina dei pennarelli. Sul sito Craspire non trovate solo pennarelli, ma trovate tutto il necessario per lo scrapbook, tutto il necessario per gli stampi in ceralacca, fustelle, stencil, e quelli mi sono pentita di non prenderli perché adesso avevo un'idea da abbinare a questo progetto, mannaggia, in cui probabilmente gli stencil mi sarebbero tornati utili, e un sacco insomma di altri materiali dedicati al fai da te. E niente, dopo la intro più lunga della mia vita, e per questo so già che mi sgriderete, direi che è arrivato il momento di realizzare il progettino fai da te. Allora, quello che devo fare è innanzitutto un disegno da tracciare come linea guida. Adesso, se siete bravi a disegnare, lo fate a mano libera, altrimenti vi potete aiutare con uno stencil o con dei disegni che potete trovare su internet. Quindi io vado a realizzare un disegno che probabilmente non riuscirete a vedere in camera. Una volta realizzato il disegno, adesso non sono certa che riusciate a vederlo, comunque c'è una zucca con delle foglie e una scritta al centro. A questo punto, con i miei pennarelli, realizzo il disegno. Dunque, per la zucca utilizzo questi due colori, con questo vado a colorare l'interno. Appena si asciuga realizzo i contorni con questo. Nel frattempo coloro anche le foglie. Coloro anche le foglie con il verde più chiaro. Sono anche facilmente sfumabili nel caso sia necessario farlo. Realizzo i bordi della zucca ora che il colore si dovrebbe essere asciugato bene. E ora con l'oro vado a ripassare invece la scritta. Ora creo i dettagli ed eventualmente le sfumature. L'asciugatura su questo materiale è più lunga rispetto alla carta. Creo anche il picciolo della zucca. E voilà! La decorazione è ultimata, vado a realizzare anche gli altri e noi ci vediamo con il progetto finito.
niente, questo è il risultato finito, mi sembrano siano venute bene, fatemi sapere anche voi sotto nei commenti cosa ne pensate. Queste sono invece le ultime due, ho un po' di dubbi per quanto riguarda il pennarello bianco, che non ho capito bene come funziona, vabbè, devo provarlo ancora un po'. Ad ogni modo, per i pennarelli vi lascio il link giù nell'info box insieme al mio codice sconto nel caso vi dovesse servire qualcosa all'interno dello shop dove ho trovato appunto questi pennarelli qui. Vi ricordo anche di lasciare un mi piace al video e iscrivervi al canale per sostenermi. Cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico nuove idee o nuovi spunti, nuovi progettini fai da te. Con questo è tutto, se vi va condividete anche il video e niente, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!